Ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Bella a tutti ragazzi, bene, ritornate nel vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 19. Sono qua ragazzi oggi per portarvi la mia migliore squadra della Serie A, ovviamente, che sono riuscito a crearmi in base ai giocatori che io già avevo disponibili. E ragazzi, vi faccio vedere subitissimo tutta la mia Serie A. Ovviamente, ragazzi, è una squadra molto forte. Ho fatto giusto un acquisto, mi sono andato a prendere qualche giocatore, ma poi vi faccio vedere di chi sto parlando. Andrò a giocare due partite da Division Rivals, giusto per vedere se tante volte, ragazzi, ci può interessare anche questa squadra, perché, ragazzi, non è male. Ho usato anche un modulo abbastanza particolare, però sono veramente curioso di capire se tante volte riusciamo a giocare con questa squadra. Allora, accediamo qua alla Division, andiamo a vedere un pochettino. Questa è la squadra, ragazzi, che appunto vi sto portando oggi, con il modulo del 3-1-4-2, un modulo molto particolare. Però abbiamo come attaccanti, perché volevo utilizzarli tutti quanti, abbiamo ovviamente il nostro Cristiano Ronaldo 96 e Ciretto Immobile 91 Carnival. Esterno sinistro Douglas Costa, centrocampista abbiamo Amsic, Matuidi come CDC e abbiamo preso Nainggolan, ragazzi, versione 86, pagata più o meno 147.000 crediti, non è poco. Abbiamo un quadrato della UEFA Champions League insieme a un Chiellini, un De Vrij 86 trovato nel pack opening, e poi ho acquistato anche un Bonucci del Carnival pagato 72.500 crediti. In più abbiamo anche Gigio Donnarumma. Poi qua sotto abbiamo come nostri riserve questi altri giocatori che sono comunque molto buoni. Raga, andiamo a giocare queste due partite. Abbiamo un 188, una squadra comunque molto buona. Il modulo anche mi piace, un modulo un po' particolare. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Ho voluto utilizzare questo qua di modulo perché comunque abbiamo due attaccanti che volevo sfruttare al massimo, come Ronaldo e Ciretto Immobile. Ho acquistato Nainggolan perché centrocampista, ragazzi, non può mancare ovviamente Raja Nainggolan. E poi vediamo un pochettino se tutta la squadra può girare bene. Secondo me, raga, è un top Serie A team, è veramente bello. Se tante volte volete altre squadre formate, ovviamente adesso la Serie A, poi potremmo fare tutta una Premier League oppure tutta quanta una Liga. Quindi me lo fate sapere voi tramite un bel commento e tramite un bel pollice in su. Cerchiamo di arrivare a questo video almeno a 10.000 mi piace, mi raccomando. Ok ragazzi, vediamo il nostro primo avversario. Vediamo che ci porta una squadrona della Madaus, raga. Lavandino Lewandowski, Royce, Zanetti. Una bellissima squadra, un 189, non male, raga. Un bel Alisson in porta, Van Dijk. Questo pure, raga, proprio c'ha le pepite in campo. Noi ovviamente speriamo di portarci a casa questa vittoriuscia. Non sarà facile, ma puntiamo tantissimo su Ronaldo e Ciro Immobile. Vediamo Ronaldo, ma pure un bel Raja Nainggolan che ci porta un bel golletto, raga. Non è che mi fa proprio schifo, eh. Io, anche è vero che è la prima volta che utilizzo sto modulo, quindi non so come potrebbe reagire la squadra. Non ne ho la più pallida idea, però se mi fa già un bel gol. Dai, Matuidi per Costa, un giro, madonna mia, prende. Che cos'è qua? Che cosa ti sei divorato, Ronaldo? Cioè, ovviamente con Costa prendiamo un palo bruttissimo, raga, perché l'azione era molto bella. Dai, Ronny. Tirala sta sassata, Ronaldo. Mamma mia, ragazzi. Cioè, poi va a fare questi gol che sono più complicati e davanti alla porta mi divori un gol semplicissimo. Ah, va bene, dai, 1-0. Dobbiamo cercare di aumentare il distacco, raga, perché sennò è un attimo. Anzi, che il portiere ce l'ha anche deviata leggermente, proprio con il pollice. Ha detto quasi di no. Mamma mia, Donnarumma, ci serve ancora la partita. Porca miseria, ragazzi. Meno male, prende la traversa, raga. Questo si è sviato tutto insieme a fare skill, azioni, gol, contro tiri, contro quello che gli pare. Dai che fallo per noi. Ci conquistiamo sto fallo, ragazzi. Io provo a tirare un bel missilone con Ronaldo. Non lo so, ci provo. Qualcosa mi ha detto di provarci. Oddio, il tiro era anche buono, raga. Bello per Ronny. Guarda che bel gol, raga. Sotto l'incrocio, va a raddoppiare Giocherigno, 2-0. Bella azione, questa mi è piaciuta. Grande gol di Cristiano Ronaldo. Anche questo, ragazzi, molto complicato, ma riesce comunque a buttarla dentro. E quello di prima non c'è riuscito. E mannaggia, mi sembra di spiegare come cavolo è possibile. Alisson. Questo non so manco io come ho fatto. Guarda che gol, raga, era imprendibile. Sotto l'incrocio, imprendibile proprio. 2-0, quindi aumentiamo il distacco. Sta cosa è positiva. Se riusciamo a farne un altro, raga, mi sento leggermente più sicuro. Bello quadrato ancora lui. Ancora quadrato, la butta in mezzo, c'è Ronny. Ronny, ragazzi, 3-0. E sempre lui si segna la tripletta personale. Mamma mia, ma grande azione anche da parte di quadrato, ragazzuoli. È riuscito a liberarsi bene. Guardate qua che bel poker di giocatori.
Forse ci dovrebbe stare un rage quit. Forse, ragazzi, c'è il rage quit. Non lo so, ma probabilmente mi sa che se la gioca invece. Mi sa che punta a qualche cambio. 3-0. Siamo in vantaggio di 3 gol, ragazzi, al 71esimo. Dobbiamo cercare di mantenere questo risultato. Non mi famo dar pallone a Salah, che so cavoli. Mamma mia, come l'ha presa bene. Meno male, raga. Se no quello era un gol. Ecco. Parlato. Mamma mia, Donnarumma, raga. 82esimo, dai. Ipoteticamente, anche se ci segna adesso, dovremmo aver vinto questa partita. Ma io non dico mai vittoria, ragazzi, finché non fischia fino all'ultimo. Perché sono qua. È un attimo che ci porta 62 gol al secondo. Meno male che si impiccia da solo. Siamo al 90esimo. Facciamo passare leggermente tempo. Sicuramente darà quei 2 minuti di recupero come sempre. Vediamo se riusciamo a gestirci in maniera buona, come lo stiamo facendo. Infatti 2 minuti di recupero. Dai, una moglie addosso. Bello, bravo ragazzi. Dai, questa è vinta 3-0, easy. Cioè, oddio, easy. Mica tanto, ragazzi, Vinta 3-0, ma comunque complicata come partita. Non è stato un 3-0 semplice. Quello è sicuro. Ragazzi, ci portiamo a casa la vittoria. Molto importante. Devo abituarmi a questo modulo, perché è molto complicato, è particolare. Non è la prima volta che ci gioco, non è semplicissimo da utilizzare. Comunque, grandissimo Cristiano Ronaldo, che ovviamente prende 10, ragazzi. Cioè, ci ha fatto tripletta personale. Quindi ci andiamo a prendere i nostri punti con 6 tiri, 3 in porta, 3 gol, raga. Partita a favore mio, quello è poco ma sicuro. Lui nel primo tempo ci ha fatto 4 tiri, 0 in porta. Al secondo tempo si è un po' rifatto. Comunque, l'importante è che ci portiamo a casa la vittoria. Ci prendiamo i nostri bei punti. È vero, ce ne dà 125 perché siamo in divisione 3, quindi saliamo ancora. Buoni con questi bei punti abilità, ragazzi, ci riportiamo a casuccia. Andiamo anche al livello 2, se non sbaglio. Ok, minchia, il livello 3 stanno già abbastanza alti, eh. E vediamo il nostro ultimo e secondo avversario. Vediamo un pochettino, ragazzi, ci porta una bella squadra con Draxler, Neymar, Mbappé. In quanto è tosta, ragazzi, questa di partita. C'è una squadra fantastica. Poi già che c'ha quel chiellino 91, mi preoccupa, perché comunque mi fa capire che è un ragazzo che si gioca la FUT Champions o ha sculato la grande, raga. Ma mi sembra abbastanza particolare questa cosa. Pure De Gea della UEFA. Non lo so, vediamo un attimo, ragazzi. Prima partita 3-0, molto complicata. Le divise queste non mi piacciono perché è tutto mezzo mischiato. Ma vediamo se tante volte riusciamo a portarci a casa questa seconda vittoria. È meglio che mettevo le divise rosa. Ecco, già sono rimasto mezzo fregato. Dai ragazzi, voglio belli aggressivi. Oddio, cibacco, come m'ha fregato. Porca miseria, raga. Questo ha già fatto un cambio, ha levato Draxler. Chi ha messo? Nedved, ha messo un altro icon. Porca miseria, raga. Bello, vai Douglas. Provo a fare il pallonetto, ragazzi. Forse è la decisione più sbagliata che potevo prendere. No, si sono scontrati. E che te pare devo prendere sto gol? Si sono scontrati i giocatori. Porca miseria. 1-0 con Marconio Royce 91, raga. Dai, ancora per Douglas. La butta in mezzo per Ciretto. E dai, Raja. Uno pare, signori. Bella Nainggolan. Dai, crescitino mio bello del zio. Uno pare, ragazzi. Finalmente. Non va a segnare Cristiano Ronaldo, ma segna un altro giocatore. Ma a me pure se mi segna tutti Ronaldo sono contento lo stesso. Che cosa hai fatto, Matuidi? Per quale motivo hai buttato via il pallone? Che te pesava tenerlo un attimino? No, che ne so. Tante volte te pesava. Dai Ronny. Mamma mia, ragazzi. Che giocatore. Da dove tira segna, raga. Tranne prima davanti alla porta. Però tutti quelli più complicati se li fa tutti, oh. Sotto l'incrocio pure questo. E 2-1. Mortacci de Pippo. Quanto è forte Ronaldo, ragazzi. Già ho fatto una volta l'errore a vendermelo in versione normale. Ma questo qua, raga, 96, penso non lo venderò mai. È troppo. Mi serve troppo, raga, per il gioco. Mi serve troppo. Poi Nedved ovviamente rovina tutto quanto quello che sto dicendo. E ci portiamo al 2-2, raga. Si prendono tascellate tra Nedved e Neymar. Gran bel tiro. Driven shot molto molto bello. CR7, perché sennò non c'ha senso sta cosa. Bello. Guardalo ancora. Neanche tempo di pronunciarlo. E va a segnare il 3-2. Sblocca tutto Cristiano Ronaldo con assist di Raja Nainggolan. Da fermo sotto le gambe del difensore. Un gol stranissimo, raga. Ma riusciamo comunque a farlo. Non mi dite come ho fatto, perché non lo so manco io. Bello, ancora.
Ancora Nonni! Ci sta, ragazzi. Pallonetto, scucchiaiata di quelli proprio incredibili. Giocherigno, occhi di falco. Vede che il portiere sta uscendo dalla porta. Io ovviamente provo a fare il pallonetto. Come viene, viene. Ma ovviamente Ronaldo non sbaglia. 4-2. Grandissimo, bel gol da parte di CR7. Una scucchiaiata alla Franceschino Totti proprio. Dai, raga. Dai, questo gol... Questo quarto gol ci serviva tantissimo. E neanche... Cosa ha fatto? Mi si è addobbato quadrato così all'improvviso. Ma che sei matto? A rischio che mi fa prendere gol, oh. Perché non esce il portiere? Perché non esce? Guardalo! Grande! Grande! Chi era Bonucci quello, raga? Guarda che gol di merda che abbiamo subito! C'è azione bella, ma guarda che raga che paperata che abbiamo subito! Bello ancora... Ronny! Tira a giro, signori! 5-3! Ancora lui, ragazzi! Mamma mia! Ancora lui, raga! Tira a giro, un bel piattone e Cristiano Ronaldo va a segnare il quinto gol di questa partita. Complicatissimo, complicatissimo, raga. 5-3. Fatti valere, Ciro! E dai che l'ha deviata! Oddio, un'altra palla manda dentro da solo! Guarda che rimpallo. Vabbè, ammazza questo, che gol che ci ha fatto. Con quale rimpallo ci ha segnato, ragazzi, ma... Eccolo qua. Vabbè, vabbè, che cosa ci ha parato, raga. Che cosa ci ha parato. Meno male che finisce. Meno male che finisce, raga. 5-4. Che partita combattutissima, ma ovviamente risolve sempre il nostro Cristiano Ronaldo. Ci siamo divorati tantissimi gol, quello è vero, ma ovviamente prende di nuovo lui 10, ragazzi. Non ditemi come ha fatto a prendere Immobile 9 muttori, perché non lo so. Però, ragazzi, ci risolve di nuovo lui la partita con 12-9 l'avversario e 14-9 io. Quindi, ragazzi, partita combattutissima entrambe le parti, ma ci aggiudichiamo noi la vittoria grazie a Cristiano Ronaldo. Mamma mia, ragazzi, si conquistano altri punti, quindi andiamo qua, avanziamo ancora. Altra vittoria, altri 125 punti che non sono male, quindi dobbiamo tornare a 2000 per qualificarci di nuovo alla Weekend League. Altri 33 punti abilità, siamo quasi versi 1900. 950 punti qua, ma qui ancora troppo bisogna salire. Signori miei, questo video è giunto al termine, spero ovviamente vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia Serie A, se volete che cambia un po' il modulo oppure qualcosina in squadra, ma secondo me i giocatori ci sono, secondo me dovremmo cambiare qualcosina nel modulo, perché ragazzi Cino Immobile non è stato molto d'aiuto, però se tante volte voi avete qualche consiglio da darmi, mi raccomando, scrivetelo qua sotto in descrizione. Vi invito ragazzi a passare qua a fianco a me per vedere altri due video, se tante volte ancora non l'avete visto, cliccate con ciliegia per iscrivervi al canale e cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale, mi raccomando seguitemi su Twitch, link in descrizione tutti i giorni in live, mi raccomando venite a seguirmi, al prossimo video, ciao ragazzi!